Oggi parliamo di strategie di investimento sui mercati finanziari e ne parliamo con Riccardo Taillé, amministratore delegato di Meridian SCF, e con Diego Toffoli, Senior Portfolio Manager di Intermonte Advisory e Gestione. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Il mercato negli anni passati, i mercati finanziari sono stati mercati fortemente, nell'anno passato è stato un mercato fortemente liquido e dettato dalla politica delle banche centrali che hanno immesso molta liquidità e hanno mantenuto i tassi bassissimi, quindi la Fed e la BCE, che ha seguito la politica della Fed. Quest'anno i mercati si sono aperti sempre con liquidità, con un'incertezza che comunque è calata in quanto c'è stato poi l'accordo che è stato preso dal Presidente degli Stati Uniti con la Cina, quindi anche con una prospettiva di volatilità bassa. Per quanto riguarda la crescita invece produttiva, la crescita produttiva si è mantenuta a livelli bassi sia nell'anno passato che anche quest'anno non promette di aumentare. Bene, vediamo qual è la situazione dei mercati finanziari, quali sono le incertezze che ci sono e i rischi a cui si può andare incontro. Sì, buonasera. Quest'anno parte sulla scia del 2019, quindi abbiamo dei mercati azionari positivi. La fine del 2019 era partita sulle aspettative della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Cina, firma che è stata fatta nel mese di gennaio e che ha portato l'euforia sui mercati azionari. Probabile che questa euforia sui mercati azionari prosegua ancora, e sia magari incentrandosi soprattutto sui mercati emergenti e in parte anche sui mercati europei. Questo perché? Perché alla fine la firma di questo deal giova soprattutto alle economie emergenti, che sono state quelle che più hanno sofferto nel corso del 2019. Non possiamo probabilmente aspettarci una crescita dei mercati azionari come abbiamo visto nel 2019, anno in cui appunto grazie alla liquidità immessa dalla Fed e dalle banche centrali, i tassi quindi bassi hanno spinto gli investimenti verso la parte azionaria, in parte anche in recupero dopo diciamo lo spavento che era arrivato sui mercati nell'ultima parte del 2018 sulle dichiarazioni appunto della Banca Centrale Americana in cui disse, se ci ricordiamo, ridurremo il bilancio della Fed col pilota automatico. Questo ovviamente ha spaventato i mercati azionari perché vedevano ridursi la liquidità a disposizione. Questo quindi è un po' lo scenario di partenza di quest'anno. È probabile che prosegua in questa direzione. Cosa possono essere qualcosa che porta qualche rischio sul mercato? Abbiamo da un lato tra fine anno le elezioni americane, quindi questo crea un certo livello di incertezza sui mercati, soprattutto se vedremo verso marzo, aprile, si presenterà un candidato forte per contrastare Donald Trump. Dall'altro lato, le banche centrali avranno meno potere di decidere il movimento dei mercati, dato che comunque i tassi, come abbiamo detto, sono molto bassi. Allora dovremo un po' di più guardare a quella che è la crescita economica dei mercati o guardare magari agli utili delle aziende. Crescita economica che appunto, le aspettative sulla crescita economica europea sono abbastanza basse. Non è detto che, soprattutto nel primo trimestre, non ci sia qualche sorpresa positiva che aiuti i mercati a proseguire nel rialzo. Stessa cosa sul mercato emergente, mentre è probabile che una crescita sia un po' più rallentata e la vedremo invece nella seconda parte dell'anno per i mercati americani, dato appunto che, come dicevamo, le elezioni portano le aziende a ridurre gli investimenti o comunque stopparli nell'attesa di vedere quale sarà il futuro candidato. Quindi
sappiamo tutti che l'economia americana è quella che trascina i mercati, ma è probabile che in questa fase riprenda nella seconda parte dell'anno. Quindi i mercati bene o male positivi nella prima parte fino a aprile-marzo qualche possibilità di volatilità proprio in quel periodo. Periodo in cui tra l'altro la Fed ha dichiarato di voler ridurre ancora una volta in parte l'acquisto sul mercato ripo. Quindi insomma una liquidità che verrà mantenuta anche quest'anno come prospettive e una crescita bassa che continua a essere sempre su livelli bassi, minimi. Assolutamente anche. Sì. E quindi come è una volatilità appunto controllata. Ma allora, poi io ho sempre un po' paura di parlare di volatilità controllate. Diciamo che le aspettative per quest'anno sono anche per quest'anno di crescita. Difficilmente vedremo mercati finanziari registrare i risultati dell'anno scorso, che sono anche frutto di una brutta chiusura del 2018, però comunque di crescita. Probabilmente la maggior parte dell'anno sarà su una volatilità, diciamo così, controllata o accettabile, come sempre. Ci dobbiamo attendere l'evento che non possiamo predire e che potrà far aumentare la volatilità. Comunque la cosa importante è sapere che dovremmo avere comunque una crescita positiva e una cosa importante è muoversi sui settori come mercati emergenti, aree geografiche o settori che ci possano portare un po' di crescita. Questo sicuramente. Le banche centrali vediamo che comunque con la liquidità, anche se si muoveranno, potranno avere, non dico sempre meno influenza, ma un argomento importante sono le politiche fiscali che sono state iniziate tempo fa in America e che sempre di più si parla anche in Europa, cioè si chiede alla Germania di spendere. La Germania che ha un bilancio, fortunatamente per loro, migliore di quello italiano e soprattutto di rapporto debito pubblico, di poter spendere nella green economy, spendere in infrastrutture, comunque spendere per stimolare ancora di più quella che può essere una domanda e un consumo europeo a noi molto vicini, ovviamente, perché quando diciamo investire in Asia, sì, è relativamente facile con gli strumenti di oggi, ma la sentiamo, la percepiamo a pelle, come dire, molto lontana, almeno per quanto riguarda l'investitore tipo, ecco, l'investitore normale. E spendere per il sostegno dell'economia comunque dipenderà molto dai vari stati, dalle politiche, assolutamente dalle situazioni sì. politiche che hanno. Che devono assolutamente portare. Sì, anche se appunto è un argomento che prende sempre più piede, in cui la stessa BCE durante il 2019 chiedeva alla Germania di investire molto di più, dato che sono dei forti risparmiatori e hanno la possibilità, dato che il rapporto debito-PIL glielo permette, di investire in infrastrutture. Questo avrebbe permesso e permetterà in futuro di far riprendere il ciclo economico non solo alla Germania ma anche a tutto il resto dell'Europa. Quindi sicuramente ci sono stati che possono investire di più, altri come magari il nostro paese che ha un rapporto debito PIL più alto ha meno possibilità di investimento e poi ovviamente abbiamo gli Stati Uniti dove, come abbiamo già detto, appunto, è il paese trainante e quindi è sempre da lì che parte un po' la macchina degli investimenti, anche se appunto è probabile vederla nella seconda parte dell'anno quest'anno, proprio perché questo tema delle elezioni rallenta un attimo la ripresa. Nell'investimento tra azioni e obbligazioni, che rischi sono disposti ad accettare, che rischi sono disposti ad accettare i clienti? Ma diciamo che i clienti in questi anni si sono resi conto sulla loro pelle sempre di più che l'obbligazionario sta diventando un investimento che può dare meno soddisfazioni o comunque da trattare in modo più tattico, più speculativo, a differenza di quello che poteva essere, non so, anni fa o per i nostri padri che compravano obbligazioni e avevano sempre, come dire, un decente rendimento. Derivava ovviamente dal fatto di tassi di interesse completamente diversi da oggi, cioè non a zero ma 4, 5, 7, 8%. Quindi per raggiungere gli obiettivi di rendimento dei clienti stiamo spiegando che è importante ovviamente muoversi sempre di più su un portafoglio azionario, facendolo gradatamente quando c'è l'opportunità,
deve essere un po' scardinato quel paradigma dell'investitore italiano che era come dire, sbilanciato sulla parte obbligazionaria e poco su quella azionaria, cosa completamente, come dire, all'opposto di quello americano, dell'investitore americano che invece ha tantissima parte del portafoglio su quella azionaria. Questo vuol dire far capire che bisogna accettare una potenziale volatilità, oscillazione, insomma, del portafoglio. Però vediamo che piano piano è un ragionamento che stanno metabolizzando, cioè legare il proprio portafoglio, il proprio rischio a azioni, società, indici, ma legate alla crescita che noi possiamo andare a cercare in giro per il mondo, per area geografica o per settore, insomma, un argomento che si riesce piano piano a far passare. Quale potrebbe essere questo livello di rischio accettabile? Ma, diciamo che appunto il cliente deve effettivamente abituarsi prendersi un po' più di rischi per avere un certo rendimento. Non è più come in passato, dove l'obbligazionario appunto aveva dei rendimenti di suo molto interessanti, ma l'azione delle banche centrali ha portato i tassi a livelli minimi. Abbiamo visto quindi una prima fase in cui gli investimenti sono passati magari dall'obbligazionario governativo verso l'obbligazionario corporate, verso gli high yield, ma quindi ad rendimento alto ma sicuramente più rischioso, e tutto ad oggi però anche il rendimento di questa parte di investimenti hanno rendimenti molto risicati e quindi sicuramente risultano più rischiosi. In questo senso sicuramente piuttosto che una componente a yield conviene muovere il portafoglio sulla componente azionaria, ovviamente cercando di selezionare magari quelle aziende che hanno una crescita degli utili costante da diversi anni, che lasciano dei dividendi comunque sempre interessanti, e mentre dal punto di vista obbligazionario, ecco, può risultare ancora interessante magari la parte governativa, soprattutto magari statunitense, nel momento in cui dovessimo rivedere un rendimento del Treasury a 10 anni sopra il 2,5%. Già secondo noi questo livello potrebbe essere un interessante per tornare a investire su quella fascia, diciamo, governativa. In Italia le economie periferiche come l'Italia hanno ancora in questo momento dei rendimenti più interessanti rispetto ad altri, quindi anche l'ultima emissione del BTP è andata molto bene perché comunque c'è un continuo investimento di liquidità in questa componente. Ovviamente qui bisogna guardare un po' più la componente politica e quindi va maneggiata un po' più con cura, magari sfruttando dei picchi di rendimento per rientrare. Sull'azionario, in questa prima fase, abbiamo visto dei forti investimenti sulle utility, ad esempio, perché le utility hanno, sono, diciamo, l'alternativa, sono state l'alternativa ai BTP o all'obbligazionario, perché comunque hanno dei dividendi cospicui interessanti per i portafogli dei clienti. Ovviamente in questa fase, dal punto di vista valutativo, cominciano a essere sicuramente care. Nonostante questo, vediamo che l'interesse del mercato è ancora verso questo tema, proprio perché in una fase di tassi bassi risultano ancora interessanti, e come dicevamo anche per questa componente un po' diciamo di voler investire negli investimenti alternativi, nelle energie alternative, per cui è un mercato in cui le utility, soprattutto le rinnovabili, si stanno spingendo, quindi attirano capitale e investimento. Quindi dipende moltissimo anche dai settori nei quali si vuole andare per quanto riguarda la composizione. Assolutamente sì, diciamo che l'influenza che il cambiamento demografico ha sul nostro globo e soprattutto sui paesi, diciamo, sviluppati, Europa, America, l'invecchiamento medio e il calo di produttività ci costringe a fare dei ragionamenti su quelli che sono i cosiddetti megatrend, cioè quali saranno i settori che nel nostro globo, al di là delle guerre commerciali, di questo, di quell'altro, nel lungo periodo possono darci una crescita. Per assurdo è forse più facile farsi un'idea così a lungo termine che sapere cosa succede domani, fra un mese, fra un trimestre o fra sei mesi. Sappiamo tutti, per fare un esempio, che
il cambiamento climatico avrà sicuramente un impatto sull'economia, probabilmente importante, al di là di dovuto dall'inquinamento, no? Lasciamo stare questi discorsi, ma avrà un impatto in termini di investimento in infrastruttura, abitudini delle persone. Quindi questo è uno per dire dei temi sicuramente da analizzare e eventualmente sul quale investire. Trovare anche poi il modo in cui investire a volte non è facile, dipende da tema a tema, Ecco, però vediamo assolutamente. la composizione di un portafoglio ideale, quindi quali strategie di investimento è meglio seguire? Ma diciamo che appunto una componente azionaria è sicuramente importante averla in portafoglio perché in questa fase, come abbiamo detto, con gli rendimenti obbligazionari ai minimi possono dare siccome dei ritorni più interessanti. Va ovviamente maneggiata con cura, nel senso che o comunque non bisogna spaventarsi nel momento in cui ci siano delle fasi di volatilità, che ovviamente è probabile che ci siano nei mercati. Nel 2019 abbiamo visto un mercato, anche in questo caso, un mercato che ha chiuso con delle performance strabilianti, ma ci sono state anche qui delle fasi di distorsione dei mercati che sono state appunto delle occasioni per rientrare. Quindi sicuramente una componente azionaria. Poi dipende in parte anche da quello che è il profilo del rischio del cliente o il rischio che è disposto a supportare. Sulla parte obbligazionaria, più che altro governativi, quindi paesi magari economie periferiche come può essere l'Italia, piuttosto che US, nel momento in cui il rendimento tornasse interessante, quindi come dicevamo prima, intorno al 2,5, perché il trend di fondo del tasso di interesse, dei tassi di interesse è a ribasso, proprio per un tema legato all'invecchiamento della popolazione. Quindi il trend di base è tassi di ribasso con dei picchi, con delle fasi di rialzo dovute a aumento della volatilità, temi che potrebbero essere elezioni americane o altro. Quindi queste possono essere delle occasioni per rientrare. Emerging market in questa prima fase, che possono essere messi in portafoglio con dei prodotti senza specificamente sul singolo titolo, ma che coprono l'intera area dei mercati emergenti, e sicuramente una parte di cash per sfruttare poi le occasioni di volatilità. A livello di settori, come dicevamo, le banche potrebbero essere, è un settore ovviamente che dal punto di vista valutativo ha senso essere investiti. Ovviamente hanno i loro rischi, abbiamo visto nel corso degli anni la volatilità, però in una fase in cui può darsi che ci siano tassi di rialzo, una ripresa un po' dell'inflazione, potrebbe essere un'idea giusta. E dall'altro titoli con dei bilanci solidi, con una crescita che è stata costante negli anni e che quindi ogni fase diciamo, di storno dei mercati può essere un'occasione per rientrare. Ecco, si è parlato anche molto di recente anche di investimenti sostenibili. Questi come li Sì, vede? allora questo è un altro, vabbè, poi qui anche qui ognuno ha la sua opinione, sicuramente un trend e un argomento che sentiamo da diverso tempo, un argomento che prenderà ancora più piede, e andare a cercare, diciamo, società che riescano a conciliare un business profittevole con quello che può essere avere una buona governance, avere un welfare per i propri dipendenti. Sarà sempre più importante. Pensiamo che nel lungo periodo verranno premiate queste aziende. Pensiamo che comunque è sotto gli occhi di tutti, cioè il welfare, sia nostro italiano che quello europeo, è comunque sempre un po' meno rispetto al passato. Parlando welfare inteso come pensioni, come sanità, come queste cose. Quindi gli investimenti sostenibili. Ancora una volta vuol dire sostenibile sotto tanti punti di vista, cioè la governance, l'ambiente, le persone che lavorano per te. Siamo convinti che comunque queste aziende nel lungo periodo verranno premiate. Bisogna individuarli in base a una serie di indicatori, fattori che ognuno, come dire, determina i suoi in questo momento. Ma tornando un po' anche al discorso di prima, se pensiamo, cioè, che tantissime obbligazioni oggi sono attorno allo zero o sotto lo zero, poco sopra lo zero, poco fa.
Potete immaginare come se io metto il 50% del portafoglio in queste cose, alla fine dell'anno ho una cosa vicina allo zero. Quindi l'altro 50% di azionario deve compensare. E questo è un motivo per cui, come dire, può avere senso, anzi ha assolutamente senso, partire da questo punto bilanciato per un investitore. Pensare di fare performance con il 10, il 15, il 20, il 25% di azionario non è facile. Mettiamola così, bisogna aumentare un po' quella parte lì. Sempre, magari in un momento di storno, non c'è fretta, con gradualità, però. Pensiamo che il nostro investitore tipo debba fare un cambio di mentalità, un cambio generazionale di mentalità. Quindi questo cambio di mentalità è d'accordo anche lei che debba essere affrontato. Assolutamente, un po' sta avvenendo, è assoluto un cambio di mentalità probabilmente anche nostro, visto che eravamo abituati a dei rendimenti obbligazionari molto alti. Non è facile far capire a un investitore che comunque per avere dei rendimenti interessanti comunque bisogna prendersi rischi maggiori, ma esistono poi dei sistemi diciamo anche per cercare di contenere questi rischi, quindi dato che la volatilità comunque è ai livelli minimi, molto bassi, un'idea che a volte suggeriamo è quella di proteggersi attraverso dei contratti derivati o delle opzioni che permettono quindi di coprirsi nelle fasi di aumento di volatilità. Comunque sì, in una fase in cui i rendimenti comunque non torneranno più ai livelli che abbiamo visto 10 anni fa, 8 anni, 7 anni fa, è necessario sicuramente aumentare la componente azionaria. Ovviamente qui poi sta un po' a dialogare, diciamo, col cliente o meno per capire il grado di rischio che un cliente vuole prendere. Quindi prossime sfide? A prossime sfide, come dire, possiamo immaginare ovviamente le elezioni in America verso fine anno, quello che sarà il candidato, capire questa benedetta Brexit. Adesso è sparita dal radar screen, è qualche settimana che non se ne parla più dopo le elezioni di inizio dicembre, quantomeno nei media, però è ovvio che da tipo a tipo di Brexit potrà avere un impatto sull'economia del nostro continente, insomma la famosa Brexit senza accordo sicuramente avrà un impatto più forte, anche se è una possibilità abbastanza remota, almeno speriamo. Quindi di cose ne avremo sicuramente. Noi diciamo sempre che la cosa più importante è tenere sempre i nervi saldi, stare tranquilli, guardare a lungo periodo, perché tutti gli anni storicamente abbiamo una correzione almeno del 10%. Ogni 3 o 4 anni abbiamo una correzione del 20%. Queste oscillazioni ci sono. Non vuol dire necessariamente un rischio che non si possa sopportare, gestire. Bisognerebbe capirsi bene su che cosa è rischio. Non vuol dire perdere soldi, vuol dire avere delle oscillazioni. Quindi rimaniamo positivi per quest'anno. Sicuramente succederà qualcosa che ci porterà un po' di volatilità, perché Quindi succede tenere i sempre. nervi saldi e rimanere positivi. Tenere i nervi saldi, come diceva il collega, appunto, le volatilità, le variabilità ci sono sempre, spesso sono anche durante il periodo estivo dove magari c'è un minor volumi più bassi e quindi il mercato è un po' più rilassato, quindi questa può essere l'occasione per o rientrare per chi non è ancora entrato nella parte azionaria o per incrementare. Queste volatilità potranno essere dettate appunto dalle elezioni americane piuttosto che ormai siamo abituati a questi tweet di Trump che muovono il mercato a rialzo e ribasso in base a come si sveglia un po' al mattino. Quindi sicuramente se viene avvicinarsi alle elezioni ritornerà l'argomento anche della guerra commerciale. Abbiamo questa seconda fase da firmare in teoria. Forse verso fine dell'anno, prima delle elezioni o dopo, secondo noi è un'arma che utilizzerà Trump per cercare di portare gli elettori dalla sua parte. In queste fasi è possibile che vedremo un movimento dei mercati e quindi
non spaventarsi e tenere l'uno dall'altro. Una sfida potrebbe essere la sfida del nostro mercato, cercare di tornare magari a una crescita del nostro GDP che abbia un livello quindi che conforti i mercati e porti maggiori investimenti sulle nostre aziende. Diciamo che questa è una sfida necessaria. Sì. Da affrontare. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Riccardo Taglie, amministratore delegato di Meridian SCF, Diego Toffoli, Senior Portfolio Manager di Intermonte Advisory e Gestione. E arrivederci a tutti su Asset Management qui sulle Fonti TV.